Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando subito dei provvedimenti che scaturiscono dalle comunicazioni del Consiglio dei Ministri. Cosa cambia dal 4 maggio? Si va verso la fase 2. Tra le principali novità ci sarà la possibilità di far visita ai familiari e la celebrazione di funerali in forma ristretta. Restano vietati invece gli assembramenti e permangono le restrizioni per gli spostamenti autocertificati, ma si avverte una certa delusione, soprattutto come traspare da tanti messaggi sui social. Si va verso la fase 2, quella di convivenza con il virus. Ha esordito nel suo discorso di ieri sera agli italiani il Premier Conte, confermando quanto già annunciato nei giorni precedenti. Non è un libera tutti, se non saranno mantenute le distanze, aggiunge adesso, la curva dei contagi salirà ed il governo si vedrà costretto a chiudere ancora. Cautele e distanziamento fisico restano parole d'ordine. Durante il suo intervento ha assicurato che dopo due mesi di speculazioni sui prezzi verrà fissato un tetto massimo per le mascherine, quelle chirurgiche non potranno essere vendute a più di 50 centesimi, si va poi per l'abbattimento dell'IVA. Sarà obbligatorio indossare le mascherine al chiuso, in particolare in alcune situazioni, nei mezzi pubblici e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del distanziamento fisico. Sono esentati dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili. Il nuovo decreto entrerà in vigore il 4 maggio, data che segna l'avvio di un percorso a tappe per far ripartire l'economia. Dal 4 maggio, ed è la novità principale, i servizi di ristorazione possono riprendere, ma con modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Resta vietato il consumo all'interno del locale e al suo esterno. I clienti entreranno uno alla volta. Oggi intanto ripartono il comparto manifatturiero ed il commercio all'ingrosso legati all'export, oltre ai cantieri pubblici e l'edilizia popolare. Ma cosa cambia per gli spostamenti e più in generale per la libertà individuale? Confermate le restrizioni, salvo che per ragioni di lavoro con provata urgenza di salute, ma sarà possibile far visita ai familiari. Conte ha specificato che non saranno comunque ammesse le grandi riunioni di famiglia ed anche gli incontri dovranno avvenire con mascherina ed evitando assembramenti. Sarà ancora necessaria l'autocertificazione per spostarsi all'interno della regione e per motivazioni valide. Resta il divieto a svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, ma sarà consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza. Non è ancora chiaro se nel concetto di attività motoria possano rientrare le passeggiate. Riapertura con distanze, porte chiuse senza assembramenti per quanto riguarda le sessioni di allenamento di atleti, professionisti e non professionisti. Altro tema dibattuto, sì alla celebrazione dei funerali, ma per un massimo di 15 persone ben distanziate l'una dall'altra. La sensazione di un primo test sperimentale che dovrà portare alle ulteriori aperture i negozi il 18 maggio rispettando le misure di distanziamento. Via libera in quella data anche alle mostre e musei. Altro step è anticipato il 1 giugno, solo allora riapriranno parrucchieri e centri estetici. La scuola resta chiusa, ritorno tra i banchi previsto a settembre. Fondamentale, ha detto Conte, la sinergia con le regioni. Eventuali campanelli d'allarme sui contagi potrebbero comportare nuovi blocchi. E vediamo anche quella che è la situazione più nel dettaglio, in maniera specifica sul territorio siciliano. Ci sono le normative a livello nazionale che vanno applicate naturalmente anche sul territorio. E Filippo Romeo stamattina ne ha parlato con il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Filippo è con noi in studio, buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci siamo appena rientrati dal Palazzo dell'ESA, sede catanese della regione siciliana, e ne abbiamo parlato con il governatore Musumeci. Attese dei siciliani delusi, deluse dalle notizie diffuse ieri dal Premier Conte relativamente al primo alleggerimento delle misure di contenimento previste a partire dal 4 maggio. Nell'isola infatti, dove i dati del contagio fortunatamente non sono così gravi come al nord Italia, si sperava in un alleggerimento maggiore con magari apertura di categorie produttive essenziali per la vita di una società
civile. Ma così non è stato, il presidente Musumeci lo ha detto al premier Conte e nei prossimi giorni continuerà, ci ha riferito, a far sentire la sua voce assieme a quella di altri governatori del Meridione per quanto riguarda la situazione nel Sud Italia. Ma sentiamo il presidente Musumeci in uno stralcio dell'intervista che andrà integralmente questa sera alle 20.20 e alle 23.30 sulla nostra emittente, su quello che accadrà in Sicilia dal dopo 4 maggio. Credo che sia sbagliata la impostazione generale secondo la quale Roma avrebbe dovuto dare le linee entro cui poi consentire alle regioni di muoversi in assoluta autonomia, perché le esigenze del collega della Lombardia sono certamente diverse oggi dalle mie esigenze o dal collega della Sardegna. E invece si è decisa una linea comune che di fatto penalizza le regioni che più delle altre hanno bisogno di tornare all'attività nel rispetto assoluto delle norme, perché non è vinta la battaglia. Ha detto bene lei, noi in Sicilia abbiamo i migliori dati rispetto al resto dell'Italia, e però questo non significa che la partita sia chiusa, intanto perché è previsto un ritorno dell'epidemia, un acutizzarsi dell'epidemia nella stagione autunnale. E poi perché una condotta non regolare da parte del cittadino può determinare una ricaduta. Noi abbiamo bisogno di continuare a camminare con le mascherine, abbiamo bisogno di tenere i guanti soprattutto all'interno degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, abbiamo bisogno di mantenere le distanze di sicurezza, e questo andrà fatto non so se per un mese o per un anno o per due anni, fino a quando sarà trovato il vaccino. Io credo che la ripartenza del 4 maggio stia penalizzando alcuni comparti e settori produttivi. E proprio per questo oggi, da componente la cabina di regia, farò assieme agli altri colleghi governatori una nota di protesta verso il governo nazionale, al quale avevamo avanzato proposte che non sono state poi accolte. Dunque la battaglia non è vinta contro il coronavirus, ne è consapevole il governatore Musumeci, ma nulla sarà più come prima, ha anche affermato il presidente della regione, soddisfatto per quanto fatto sino adesso dai siciliani, tant'è che si parla già di un modello Sicilia relativamente al contenimento del propagarsi del virus. Il sistema sanitario ha retto, ha aggiunto Musumeci, ed è stato ulteriormente potenziato in vista di una possibile ricaduta per quanto riguarda il contagio dal virus. E poi il turismo, un settore fondamentale per l'economia dell'isola, al quale si sta guardando con rinnovato ottimismo e con la possibilità che sin dalla ormai imminente estate si possa rilanciare almeno questo settore, e la regione sta pensando a pacchetti turistici agevolati per chi deciderà di spostarsi dalla Sicilia occidentale verso quella orientale e viceversa, ma anche, sperando in un ulteriore alleggerimento delle norme di contenimento, dal resto d'Italia verso la Sicilia. E poi la pandemia, che per Musumeci può rappresentare, una volta terminata, un'opportunità per il Mezzogiorno per invertire la rotta e cercare così di annullare o ridurre il divario con il resto del Paese. Ma tutta l'intervista andrà in onda, come vi dicevo, questa sera alle 20.20 e alle 23.30 sulla nostra emittente e in diretta Facebook. La Sicilia dopo il 4 maggio, coronavirus, un'opportunità per l'economia dell'isola e non solo. A questa sera dunque con l'intervista integrale al presidente della regione Musumeci. La linea torna a Francesco La Rosa. Bene, noi andiamo avanti con la scaletta. Da quasi tre mesi in piena emergenza Covid-19, un barbone con problemi di alcolismo trascorre le notti in un parcheggio dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Una casa famiglia si dice pronta ad accoglierlo, ma soltanto dopo le cure del caso. Sono andati a vuoto due TSO, adesso spetta al Comune di Catania predisporre un intervento immediato.
Dall'inizio del mese di febbraio vive in uno dei parcheggi dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Un cittadino marocchino senza fissa dimora e con problemi di alcolismo da quasi 3 mesi, nonostante l'emergenza sanitaria in atto per la pandemia da coronavirus, trascorre le notti all'addiaccio qui a pochi passi dall'unità spinale, dalla pista dell'elisoccorso. Una coperta e accanto i resti della cena che ogni sera qualche infermiere a fine turno lascia accanto al suo giaciglio. I vertici dell'azienda sanitaria hanno più volte segnalato il caso al comune di Catania, allertata anche l'unità di strada, ma l'uomo, 70 anni ad agosto, non accetta assistenza. Il servizio sociale del nosocomio ha anche chiesto l'intervento dell'associazione Insieme, che a Pedara gestisce l'Oasi della Divina Provvidenza, una casa famiglia che ospita chi si trova ai margini della società e che in passato si era già occupata di lui. In questa struttura uomini e donne anche con disturbi psichici trovano un tetto e un pasto caldo e l'affetto dei volontari che a determinate condizioni sarebbero disposti ad accogliere l'anziano. Giuseppe Messina è il presidente. Un tipo che ha sempre vissuto in disparte, in un angolo, prima la zona dei Salesiani, vicino al Teatro Don Bosco dei Salesiani di Via Cifali, poi si spostava un po' qua, un po' là, è stato anche Comune 10 Castello, ora ultimamente per la festa di Sant'Agata. La cosa straziante è che io da più di un anno che ho fatto segnalazioni per quest'uomo, è lasciato andare, ha perso, da quando lo conosco io, più di 20 kg, e si sporca, tutti i bisogni addosso, cacca, pipì, e la condizione dei piedi è terribile, ha delle piaghe, fa un odore particolare. Io credo che non si possa girare dall'altro lato e non prendere in seria considerazione quest'uomo. Che poi abbia i documenti in regola o meno non ha importanza. Almeno 2 volte per il senza tetto era stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio dai comuni di Catania e Aci Castello, dove l'uomo si era per un periodo trasferito, ma mai il ricovero e gli accertamenti sarebbero stati effettuati, denuncia il responsabile dell'associazione. E per ben 2 volte è stato attivato anche un TSO che non è mai andato in porto, perché il medico che arrivava, il medico di turno, diceva: ma è una persona che è in grado di intendere. Tra l'altro è una persona che parla la sua lingua, capisce poco o nulla l'italiano, è quasi sempre ubriaco. Mi si viene a dire che è in grado di intendere e di volere, diciamo che qua un TSO va fatto, perché lui non è pericoloso per gli altri, ma sicuramente per se stesso. Spetta al Comune di Catania, per competenza territoriale, adesso reiterare il TSO. Solo così si potrebbe provvedere agli esami diagnostici e alle conseguenti cure del caso. Dopo, le porte dell'Oasi della Divina Provvidenza di Pedara sono pronte a spalancarsi per il 70enne. Noi come associazione siamo disposti ad accoglierlo, come abbiamo fatto con tante altre persone nel suo stesso stato e qualcuno anche peggio di lui. Però prima deve passare da un ospedale, prima deve passare da un servizio di igiene mentale dove fare tutti gli esami, essere compensato, perché in questo momento è lottare contro i mulini a vento, non avremmo alcun risultato. Lui si arrocca su se stesso e non vuole far nulla, non vuole ascoltare nessuno. Quindi dopo, successivamente, senza creare problemi di eventuale convenzione o cose, noi siamo disposti ad accoglierlo e a riqualificarlo. I ristoratori del comprensorio ionico contestano la fase 2 e chiedono misure certe per il pregresso. Le loro motivazioni e le reali esigenze esternate nel corso di un incontro tenutosi a Riposto. In proposito, sentiamo anche la dichiarazione del primo cittadino caragliano. Il comparto dei ristoratori non ci sta in riferimento a quelle che sono state le norme emanate in base alla fase 2 della normativa presidenziale anticontagio. Si chiedono soprattutto misure certe circa il periodo pregresso, quando cioè le varie attività sono state costrette a rimanere chiuse. Il delicato tema è stato al centro di un incontro al quale hanno preso parte 10 comuni del comprensorio ionico. Credo che è una cosa importante questa azione in sinergia che si vuole affrontare con questa associazione ORECA a livello nazionale, soprattutto il movimento di impresa ospitalità, che i nostri ristoratori della zona si stanno muovendo a pieno ritmo, soprattutto per avere quelle che sono le garanzie di un prossimo sviluppo futuro, di poter riaprire
con una certa normalità, ma soprattutto per le garanzie, per quello che è pregresso, perché avendo sofferto già da 3-4 mesi la loro chiusura e qua sulle loro spalle quelli sono gli affitti, i canoni, i censi, i dipendenti, vogliono una garanzia sicura che lo Stato o mette in atto tutto quello che va dicendo costantemente, che ci saranno fondi, assistenza, saranno sospesi i canoni, i censi, i mutui, lo mette effettivamente in atto, oppure ci dobbiamo tutelare facendo queste azioni in sinergia con loro di poter spingere sia il Presidente del Consiglio, che è la prima persona a cui è indirizzata questa lettera che comporremo insieme a tutti i sindaci della zona, già ci siamo sentiti per telefono e mercoledì prossimo alle 11 una rappresentanza di sindaci insieme alla rappresentanza di questi ristoratori, firmeremo questa lettera ufficialmente, che sarà firmata anche dagli altri sindaci per in forma digitalizzata, e la manderemo al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione, la manderemo ai prefetti, all'ANCI, in modo da poter in sinergia avere e ottenere tutte quelle che sono le richieste giuste e dovute da questo settore. E le minori restrizioni impongono comunque l'impiego di mascherine. I comuni si stanno organizzando facendo recapitare a casa dei cittadini dispositivi sanitari. Ad Acireale, nello specifico, i volontari della Protezione Civile e delle associazioni stanno imbustando le prime 21.000 mascherine. Il servizio viene assicurato da Poste Italiane a titolo gratuito. Le prime 21.000 mascherine chirurgiche disponibili verranno spedite per posta a partire da domani, in questa fase una per ogni singolo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dall'amministrazione comunale acese, che ha predisposto un dettagliato programma di distribuzione dei presidi sanitari alla popolazione donati dalla Protezione Civile. La cosiddetta fase 2 dal prossimo 4 maggio di fatto non chiude l'emergenza coronavirus e impone prudenza e l'ausilio sempre di dispositivi protettivi indispensabili per arginare la pandemia da coronavirus e i possibili nuovi incontrollati focolai che farebbero precipitare il Paese in un nuovo stop di ogni attività produttiva e restrizioni domiciliari, con conseguenze disastrose per la nostra già fragile economia. Per affrontare al meglio la lunga emergenza sanitaria serviranno 50 milioni di mascherine al mese. Nell'area COM da sabato scorso i volontari sono stati impiegati a confezionare le singole mascherine nel massimo rispetto delle norme in vigore, sanificazione degli spazi, mascherine e guanti chirurgici. Volontari comunali dell'Arcicaccia e di altre associazioni si muovono in sinergia e entro questa settimana verranno spediti agli aventi diritto, assicura l'assessore alla Protezione Civile Salvo Grasso. Il servizio di consegna domiciliare sarà gestito da Poste Italiane a titolo gratuito grazie al protocollo sottoscritto tra i vertici della società e il primo cittadino. Si parte con le frazioni. Infine il Dipartimento della Protezione Civile Regionale, con il supporto logistico dell'Esercito, ha predisposto un articolato programma di distribuzione delle mascherine con 4 punti di smistamento: Caltagirone, Paternò, Giarre e San Giovanni la Punta. E oggi il via, nel senso che la consegna delle mascherine verrà concordata nel pomeriggio in base al numero che saremmo riusciti a imbustare, e le poste hanno dato la loro disponibilità, Poste Italiane, a effettuare gratuitamente la consegna in tutto il territorio comunale. Siamo partiti, come da richiesta specifica del sindaco, dalle frazioni e di conseguenza abbiamo quasi tutto pronto. In questo momento sono circa 8.000 le mascherine già in fase di imbustamento, 4.000 già totalmente imbustate, le altre, come vedete, sono al lavoro i volontari per poterle imbustare tutte. Che disponibilità il Comune di Acireale ad oggi di mascherine? In questo momento sono circa 15.000 mascherine, che tra Protezione Civile, Dipartimento Regionale e una donazione che arriva dalla Cina, che come il sindaco ha fatto vedere è stata di circa 15.000 mascherine, prossimamente nel giro di una settimana arriveranno altre mascherine sempre dal Dipartimento Regionale e di conseguenza riusciremo a coprire tutto il territorio comunale. E 500 euro andranno agli studenti fuori sede, lo prevede la finanziaria regionale quale contributo alloggio. La proposta è della Lega Sicilia, che parla adesso di vittoria assoluta. Ok a prestiti a famiglie ed aiuti per bollette ed affitti, sostegno agli asili nido, fondi Unione Europea garantiti ai comuni e finanziamenti allo sport, che ammontano complessivamente ad 8 milioni. Oggi in aula, sala d'Ercole, l'incardinamento della finanziaria del governo regionale, da domani la votazione.
In commissione bilancio all'ARS ieri si è andati avanti fino a tarda sera e tra gli emendamenti disco verde per il diritto allo studio. La notizia riguarda in particolare gli studenti prima esclusi dai benefici, inserito un contributo alloggio straordinario di 500 euro per ogni studente fuori sede. La richiesta è partita dalla Lega Sicilia. Soddisfatto il coordinatore per la Sicilia orientale di Lega Giovani, Alessandro Lipera. Mi sento di dire che è una vittoria assoluta, non tanto dei partiti, e di questo però sono fiero che la Lega abbia contribuito in maniera determinante, ma è una vittoria del concetto di democrazia parlamentare che ad oggi in Italia risulta essere vigente nei consigli regionali e all'Assemblea regionale siciliana. Quindi quando il Parlamento siciliano fa quello che deve fare, i risultati si portano a casa. E oggi, grazie al lavoro della commissione, della quinta commissione, della commissione del bilancio, si sta potendo garantire anche questa categoria, quali? Di tutti quegli studenti fuori sede siciliani che studiano negli atenei siciliani. In piena emergenza Covid, la Lega Giovani chiede al governo risposte sui professionisti medici in primis, tornando sul problema specializzazioni. La pandemia del Covid-19 ha palesato tutta una serie di patologie di cui già soffriva lo Stato italiano, in particolare il sistema sanitario. Ci sono tanti medici, ma non ci sono le borse di specializzazione necessarie e sufficienti per poter riassorbire tutti questi ragazzi all'interno del mondo del lavoro. In stand-by i tanti aspiranti avvocato che hanno sostenuto la prova scritta a dicembre. Non stanno avendo alcuna risposta da parte del Ministero della Giustizia se avranno o meno i risultati, se potranno o meno accedere pertanto all'orale in piena sicurezza. E sulla fase 2 in relazione ai giovani siciliani. Ma quale fase 2? Penso al settore del turismo che va tutelato, penso all'agricoltura e penso veramente a tutti quei giovani siciliani che paradossalmente si trovano adesso in Sicilia pur non lavorando e nemmeno studiando in Sicilia. Questa è l'opportunità magari per trattenerli finalmente nel nostro territorio. E nel fine settimana appena trascorso, che peraltro è coinciso anche con la festività del 25 aprile, 10 pattuglie dei vigili urbani di Acireale sono state impegnate nei controlli sul territorio comunale, effettuate oltre 300 controlli senza che sia stata elevata alcuna sanzione, dati che confermano come in città siano state rispettate le normative anticontagio. Lo scorso fine settimana di festa, tra le previste cerimonie del 25 aprile e la bella giornata di domenica, non ha fatto registrare il temuto abbandono della quarantena dei cittadini. Il lavoro svolto dalle forze dell'ordine con controlli a tappeto in tutta la provincia ha scoraggiato ogni iniziativa festaiola. Un dato incoraggiante arriva da Acireale, dal report della Polizia Municipale, che ha effettuato oltre 300 controlli ad automobilisti, pedoni ed esercizi commerciali senza elevare alcuna sanzione, a dimostrazione che almeno ad Acireale e frazioni quasi 60.000 residenti hanno rispettato le restrizioni in materia, adottando alla lettera le disposizioni governative di contenimento al diffondersi del virus, dimostrando buon senso e un elevato senso civico. I controlli verranno adottati ancora il 1 maggio, festa dei lavoratori tradizionalmente legata a grandi adunanze e alle immancabili gite fuori porta, al momento vietate per ragioni di sicurezza sanitaria. Il SARS-CoV-2 non scomparirà nei prossimi mesi, come sottolineano gli esperti, e per questa ragione è necessario tenere alta la guardia, a rispettare le distanze interpersonali e indossare sempre dispositivi di protezione, nonostante l'alleggerimento alle privazioni della libertà personale adottata dal governo centrale nelle ultime ore. Un ultimo sforzo collettivo e basilare per comprendere meglio sino a che punto il virus stia regredendo, prima di poterci concedere qualche libertà senza lo spauracchio di una nuova fiammata di contagi, la cui gestione sanitaria potrebbe mettere a dura prova il nostro sistema ospedaliero. Così l'assessore alla Polizia Locale di Acireale, Mario Di Prima. Dobbiamo registrare veramente con soddisfazione che in questo fine settimana festivo, tra l'altro ha fatto delle belle giornate, gli acesi hanno dimostrato veramente una grande maturità e un alto senso di responsabilità. La Polizia Municipale è stata sul territorio
con una decina di pattuglie fra mattina e sera. Sono stati fatti oltre 300 controlli, veramente il territorio è stato in maniera capillare controllato e non è stato necessario elevare alcuna sanzione. Questo veramente è un grande plauso che dobbiamo con orgoglio farci tutti noi acesi per come stiamo affrontando questo periodo e quindi ecco, avanti così e sicuramente riusciremo a uscirne il più presto possibile. C'è un altro step, quello del 1° maggio, che impegna ovviamente ancora tutte le forze dell'ordine e la Polizia Municipale, che nella fattispecie da lei diretta come assessore. E quindi ci sarà quest'ultimo sforzo da fare, perché poi da 4 maggio, a quanto sembra, le cose dovrebbero migliorare un po' per tutti. Dobbiamo ancora fare altri sacrifici, come appunto rilevava lei, non soltanto la Polizia Municipale ma tutte le forze dell'ordine stanno veramente prodigandosi in maniera encomiabile sul territorio e con tutti i mezzi, per cui la collaborazione in questi casi è l'arma vincente. Cerchiamo tutti davvero di poter fare qualche altro piccolo sacrificio in modo tale da poterne tutti insieme uscirne fuori. E i vescovi sollecitano il governo per il rispetto del diritto alle funzioni religiose. La CEI, esclusa dalla fase 2, invita la Presidenza del Consiglio ad un alleggerimento delle norme, ribadendo il diritto costituzionale. Dal 4 maggio via libera alle celebrazioni dei funerali, ma solo con un massimo di 15 persone, familiari e parenti stretti. Nulla sulle sante messe da vertice del governo e quanto si legge nel nuovo decreto della Presidenza del Consiglio che apre alla fase 2 con l'alleggerimento delle restrizioni in corso, ma sempre con le dovute prudenze, mascherine nei luoghi chiusi e spostamenti sempre motivati. Scelta contestata dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che boccia il nuovo provvedimento governativo e tira fuori le garanzie costituzionali, articolo 7, sul diritto alla libertà di culto rinviato, che ha fatto precipitare la situazione nei rapporti Stato-Chiesa, con tanto di nota di replica diffusa dalla Presidenza del Consiglio che ha provato a smorzare i toni assicurando l'impegno ad una soluzione idonea e in tempi brevi. Nel frattempo da Roma arriva l'ordine per i vescovi di non rilasciare dichiarazione ufficiale sulla spinosa questione che impone cautela verbale in attesa di conoscere le prossime mosse del governo. Il vicepresidente della CEI, Monsignor Antonino Raspanti, che in un primo momento si era detto disponibile ad una dichiarazione ufficiale, ricevuto lo stop della Santa Sede, ha gentilmente declinato l'invito in attesa di nuove disposizioni. Non solo funzioni religiose ma anche cimiteri, altra vicenda su cui si dibatte con l'apertura alle visite dei camposanti, con ingressi contingentati a tutela della salute pubblica e nel rispetto della normativa. Dall'ufficio stampa della diocesi parla il capo della comunicazione Arturo Grasso. In questo momento non possono rilasciare interviste, ma non perché non vogliono parlare con la gente, ma perché stanno dialogando in questo momento con il governo. Quindi attendiamo queste nuove disposizioni, perché anche noi come Chiesa, essendo un luogo di culto, vogliamo che i fedeli tornano nelle chiese, però certamente seguendo le disposizioni che lo Stato darà a tutti. Della dichiarazione di ieri del Presidente Conte, l'apertura ai funerali, massimo 15 partecipanti, ovvero i parenti più stretti. Sì, perché anche questa diventa un'emergenza nel momento della morte, quando si vuole il conforto, anche come diceva ieri il nostro Presidente, anche il conforto di una preghiera. Quindi già questo è un primo passo per quell'apertura auspicabile che tutti speriamo che avvenga. C'è anche la questione dei cimiteri di cui abbiamo discusso in passato. Sì, ancora il decreto non lo abbiamo visto integralmente, quindi non possiamo dire altro che quello che abbiamo detto l'altra volta, che attendiamo questa apertura affinché tutti possano entrare non solo nelle chiese, come abbiamo detto, ma anche nei cimiteri e che tutte le attività economiche e commerciali possano ripartire al più presto. E lasciamo l'argomento legato al coronavirus, andiamo in cronaca. La Guardia di Finanza sequestra preventivamente i locali della Cartograph, un grande complesso industriale con sede a Mister Bianco, a causa di gravi e ripetute violazioni in materia di smaltimento di rifiuti chimici e pericolosi. Vediamo insieme. Ingente sequestro della Guardia di Finanza di Catania, che ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale Etneo. Sequestro preventivo dei locali della società Cartograph SRL, un complesso industriale di oltre 10.000 metri quadri con sede a Mister Bianco, adibito alla lavorazione di prodotti di carta e cartone. Il provvedimento è riferito a gravi e ripetute violazioni della normativa in materia di smaltimento di rifiuti chimici pericolosi. In particolare le fiamme gialle hanno rilevato la presenza di una
vasta chiazza di colore blu nel vallone sottostante lo stabilimento, presumibilmente generata dall'inchiostro smaltito illecitamente. Approfondimenti investigativi disposti dalla Procura ed eseguiti di concerto con il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'ASP di Catania hanno confermato le circostanze. È stato rilevato come rifiuti solidi speciali di inchiostri chimici, ovvero materiale di scarto della lavorazione industriale della colorazione della carta, venivano irregolarmente stoccati nei locali aziendali e quindi riversati senza controllo nei canali di scolo delle acque piovane dei piazzali dell'azienda. Gli sversamenti si perdevano quindi nel sottosuolo, inquinando i terreni limitrofi, anche quelli abitualmente adibiti a pascolo delle greggi, con evidente pregiudizio grave della tutela ambientale e potenziali rischi per la salute pubblica, così come è accertato anche attraverso l'analisi di numerosi campionamenti eseguiti. Nel corso delle indagini, il personale dell'ASP catanese ha anche riscontrato molteplici violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali la carenza igienica e l'irregolare stoccaggio di imballaggi potenzialmente pericolosi per i lavoratori in transito, la gravità del ripetersi dei comportamenti, nonché il rischio di reiterazione del reato, ha indotto la Guardia di Finanza al provvedimento di sequestro preventivo del complesso aziendale, di fatto eseguito, posti i sigilli ai capannoni e alle attrezzature industriali per le violazioni delle norme ambientali. Duplice incendio d'auto nel cuore della notte nell'area di pertinenza di un'abitazione privata sulla parallela di via Spiaggia a Mascali. In fiamme intorno alle 3 di questa notte una Renault di piccola cilindrata e un Alfa Romeo parcheggiate uno accanto all'altro nello spazio esterno di una villetta. È stato tempestivo l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di riposto per le auto che appartengono allo stesso proprietario. Purtroppo non c'è stato scampo, sono state distrutte dal rogo, sulle cui cause non è stato possibile accertare ancora l'origine. Sull'opposto si sono portati anche i carabinieri per le indagini di rito. E parte la progettazione del depuratore consortile di Acireale. Su questo argomento vi proporremo un servizio nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto ci occupiamo del crimine imperfetto, il libro dell'ex sindaco di Mister Bianco, Nino Di Guardo. Abbiamo fatto manifestazione, comizi, sciopero della fame. E abbiamo fatto ricorso al TAR per invocare giustizia. Ed io non mi sono fermato. Ho scritto un libro. 7 mesi dopo un volume, l'ennesimo dell'ex sindaco Di Guardo, che ancora prima di arrivare in libreria aveva fatto discutere. Crimine di Stato, cronaca di un delitto imperfetto, per esporre la sua versione su quanto accaduto lo scorso settembre sotto il suo mandato. No, miei cari concittadini, Mister Bianco non è stato sciolto perché c'era la mafia. Sotto la mia direzione la mafia non ha mai messo piede al comune. Di Guardo furioso allora lo è ancora e parla di ingiustizia. Un'amministrazione che si è sempre battuta per la legalità e il buon governo, contro la mafia e il malaffare. Io un'idea ce l'ho. Il testo mai presentato né in comune né altrove, alla cui pubblicazione si è sovrapposta l'attuale emergenza sanitaria, può essere adesso letto da chiunque volesse conoscere la ricostruzione operata da Di Guardo, inviata anche alle commissioni antimafia nazionale e regionale. Fino a quando non sarà restituito a Mister Bianco l'onore che merita. Bene, non c'è altro, si chiude qui questa edizione del telegiornale che potrete seguire tra poco sul sito rettv.it e sulla nostra pagina di Facebook. Vi ricordo che l'informazione tornerà in diretta più tardi con la seconda edizione del notiziario a partire dalle 19.45. Come di consueto vi lascio adesso alle previsioni meteo. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Per la giornata di martedì 28 aprile, cielo prevalentemente soleggiato in Sicilia, i mari saranno mossi. Le temperature nell'isola massime dai 28 gradi di Siracusa ai 20 di Enna, a Catania 26 gradi la massima, 15 la minima.